Ciao ragazzi, scusate, mi viene da ridere perché Antonio mi chiama Shirley Temple, tipo la bambina prodigio, e quindi mi fa ridere che mi porta a questo scherzo stupido e mi dice: Shirley, lavora, balla il tip tap e accende la telecamera. Ok. Già abbiamo esordito questo video dicendo minchiate, diciamolo così com'è. Allora, oggi, come avete visto dal titolo, è un video tag che si chiama Tutti i segreti hard dei miei video. Non è vero, hard l'ho aggiunto io per dare un po' di folklore al tutto. Si chiama Tutti i segreti sui miei video, ideati dalla sexy avvocatessa Nicole del canale I consigli di Nicole. Lei appunto è una sexy avvocatessa che appunto durante il giorno passa il suo tempo tra libri diritto civile e penale, e la sera sfodera, che so, i suoi cataloghi dell'Avon, non lo so, l'Avon esiste ancora, penso di sì. Come? Ok, comunque dispensando i suoi consigli di make up. Bene, Nicole ha anche ideato questo bellissimo video che appunto svela il retroscena dei video. Sono 10 domande, iniziamo subito. Io sono lungo e prolisso, quindi se non attacco non finisco più. La prima domanda: fai vedere alle ragazze / ragazzi un pezzettino del tuo primo video e commentalo. Ok, mi lascia 30 secondi del mio primissimo video. Ciao ragazzi, questo è il mio canale di cucina che apro su YouTube. Cercherò di mettere spesso delle ricette facili, buone e veloci, anche economiche, perché voglio dire, oggi come oggi è importanza, ha una grossa importanza fare qualcosa che sia anche economico, veloce, che potete rifare facilmente a casa vostra e spero gustosa. Mi raccomando, ogni piatto che farò è più buono se mangiato insieme a un amico, comunque una persona a cui volete bene. Avete visto questi 30 secondi di video? Bene, il vostro entusiasmo immagino sarà al pari della visione della corazzata Potionchi. Quindi la domanda mi chiede anche di commentarlo. Io decido di commentarlo con 3 aggettivi, dicendo tenerezza, tristezza e bruttezza a 360 gradi. Ho aggiunto 5 gradi. Che ma quelli erano i giorni, Mauro. Sì, 365. Bravo, ho aggiunto 5 gradi in più. Va bene anche quello. Niente ragazzi, scusate. Allora, seconda domanda, andiamo presto che tardi. Il video che credevi sarebbe stato un successo, è invece stato un flop. Va bene, dico uno degli ultimi che... non dico che pensavo fosse, sarebbe stato un successo, ma che lo trovavo nella media, ma che poi a distanza di qualche giorno, una volta che l'ho pubblicato, riguardandolo ho detto: ma che cavolo ho pubblicato, ho fatto un video di mestizia e bruttezza intrinseca, ovvero le gelatine di frutta di Halloween. Non è per la ricetta, è l'insieme come l'ho proposte. Poi ci sono 10 secondi di recitazione, e questi 10 secondi hanno praticamente sono stati 10 secondi peggiori della storia della recitazione da quando esiste la cineprese, le telecamere. Tremendo quel video, oramai lo lascio perché comunque ci ho perso tempo e via discorrendo, ma a distanza di brevissimo tempo mi fa schifo. Terza domanda: il video che credevi sarebbe stato un flop e invece è stato un top. Partiamo dal presupposto che
non faccio mai un video dicendo ah, è brutto ma lo carico, cioè se io capisco che un video è brutto, già al momento del montaggio lo cestino, lo butto e via discorrendo. Quindi comunque posso dire più, posso trasformare un po' questa domanda dicendo il successo che non ti aspettavi di un video, ovvero tutti i video che hanno la parola surgelato nel titolo. Per esempio ho fatto la pasta con le vongole surgelate, sì, che ha avuto una miriade, tantissime visualizzazioni, forse tra i video più visualizzati del mio canale, il minestrone surgelato. Ho capito che la parola surgelato ha una carica attrattiva ed erotica che piace a molte persone, quindi surgelato è sexy, è così, quello mi è, quei video mi hanno hashtag surgelato è sexy. La quarta domanda dice: il video che ti sei pentito di aver caricato. Sì, ce l'ho, non so se vi ricordate, circa un anno fa c'era la campagna che sosteneva la ricerca per la sclerosi laterale amiotrofica, l'Ice Bucket Challenge, quei video che consistevano nel prendere la bacinella d'acqua con il ghiaccio e versarsela addosso. Era un video che io sentivo particolarmente perché lo spiegavo in quel video che ho cancellato, la taglio corta, insomma non voglio spiegare, insomma era un video che sentivo particolarmente. E siccome sono stato, ho avuto due reazioni che mi hanno fatto decidere appunto di cancellarlo. Intanto avevo ricevuto sotto quel video molte persone che dicevano: ah, vedendo questo tuo video mi sono iscritto al tuo canale. E l'altro, e gli altre tipologie di commenti che mi ha fatto appunto decidere di cancellare quei video, quel video è appunto delle feroci critiche. Non mi aspettavo di avere questo, ecco, il mio intento non era né l'uno né l'altro. Ho detto tagliamo la testa al toro. Mi ricordo che in una settimana quel video, per i miei standard sono numeri alti, avevo avuto 5.000-6.000 visualizzazioni nel giro di una settimana, 10 giorni, ma appunto è durato pochissimo nel mio canale, è durato circa una decina di giorni, poi l'ho cancellato perché non mi piaceva, no. Si erano create delle situazioni attorno a questo video che non mi piacevano e che non volevo appunto eliminare. Poi, ecco sì, questa domanda è bella: il video che ti sei divertito di più a registrare sicuramente è il video che si intitola Horror in cucina. Ve lo linko sia nelle schede informative di questo video, di questi video correlato, sia giù nell'info box. Praticamente è un video che abbiamo ideato io e Antonio quando abbiamo aperto la pagina Facebook del canale. Ragazzi, quel video mi sono divertito troppo, ci siamo divertiti troppo a registrarlo e mi dispiace che non abbia avuto tante visualizzazioni, perché è una sorta di piccolo cortometraggio che non ha nulla a che fare con ricette di cucina, e mi dispiace anche che avevo la vecchia telecamera, quindi la qualità video è bruttina, però il video è troppo carino e veramente mai come questa volta vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Il video idea originale che non sei ancora riuscito a registrare ma che ti riprometti di fare, anzi ecco, bene, cogliamo la palla al balzo e parliamone insieme. Vorrei fare una serie di video su come fotografare il cibo e poi magari fare delle foto per social network, quindi per Instagram, perché no, anche YouTube, Facebook e via discorrendo. Scrivetemi giù nei commenti se questo genere di video vi può interessare, perché mi sembra carino, un'idea che ancora penso che non c'è, o comunque non specifici del settore food, qua diciamo su YouTube. Il video tra i tuoi preferiti non ce l'ho, l'unica cosa mi piace in generale
la ricetta dei falafel, ovvero mi è piaciuto che ho sempre che mi metto nelle schede informative giù nell'info box, mi è piaciuta sia la foto della presentazione finale, sia la ricetta in sé è molto valida, è una ricetta che ho personalizzato io, mi piace particolarmente, e se avete 5 minuti di tempo da dedicare ai video, guardatelo perché è una ricetta valida e la presentazione finale, appunto parlavamo di fotografie, mi soddisfa particolarmente. Un incidente o imprevisto che è successo durante una ripresa, anche qui ce l'ho, ragazzi, ho caricato 300 video, quindi è normale che di ogni cosa, di ogni domanda abbia qualcosa da raccontare. Sì, allora, il video degli anelletti siciliani versione estiva, se non sbaglio. Sì, sempre ero arrivato io prima di fare le riprese finali, dove praticamente dico il finale, ragazzi, che buono, che bello il piatto che ho appena realizzato, che sono contento, e le varie stronzatelle varie. Praticamente prima di fare quest'ultimo pezzettino di video faccio le varie fotografie, quindi mi ho iniziato a fare la foto di Instagram, quindi mi ero preparato tutto il set con il bicchiere di vino, un piatto, insomma era tutto un set tutto elaborato, tra cui troneggiava questo bicchiere di vino. Ok, fatta la foto di Instagram, ok, facciamo la foto di Facebook e dopo facciamo finalmente le riprese della presentazione finale. Non si sa come, non si sa perché, questo bicchiere di vino è caduto sporcando il mondo, ovvero il piatto di pasta che avevo appena fatto, sporcando il tappeto perché cadendo si è poi rovesciato sul tappeto, il mobile bianco che era il mobile dove io tengo le tovaglie da tavola, il vino era riuscito a penetrare dentro il cassetto e si era sporcato. Ragazzi, un casino, e infatti prova ne è che la foto di Insta, quindi ovviamente mi sono dovuto fermare, lavare tutte cose, cambiare tutto, quindi questa, diciamo, la prova ne è che la foto di Instagram è completamente diversa dalla nostra presentazione finale, proprio perché nel frattempo erano passate 2 ore, quindi era cambiata pure la luce, avevo dovuto ricambiare tutto, oramai non potevo più usare la tovaglia che avevo usato durante quella presentazione. Insomma, si vede in quella ricetta che nel finale c'è qualcosa che non va, ecco spiegato il segreto, il video che hai registrato ma che non hai mai pubblicato. Sì, allora, una volta con Antonio abbiamo provato a fare un video vlog, appunto mentre facevamo la spesa, molti di voi ce l'avevano chiesto, ho detto va bene, non fare video, diciamo, troppo privati, fai semplicemente dei video dove vai a fare la spesa. Ci abbiamo provato, e proprio ritornando al discorso che facevamo all'inizio, che se io capisco che un video non va bene, non è al top, appunto non lo pubblico direttamente, non l'ho mai pubblicato e non ho più riprovato a girare vlog, non è cosa mia. Io addirittura, tanto di cappello, tanti complimenti a chi riesce a fare con nonchalance i video vlog, per quanto mi riguarda è una cosa veramente super difficile. E poi come ricetta, sì, negli anni diverse ricette ho registrato ma poi non ho pubblicato perché non mi piaceva il risultato finale. Tra le ultime, questa sì, mi è successo se non sbaglio quest'estate, sì, il passaggio tra l'estate e l'autunno, avevo fatto la torta che se digitate sia su qui su YouTube che se su Google capirete subito di cosa sto parlando, che si chiama la torta magica, l'avevo fatto, non ero soddisfatto al 100% della realizzazione, ho deciso di non montarla più, quindi sì, il vlog è ultimamente mi è capitato questa famosa torta magica. Dopodiché mi sa che già sono arrivato alla fine, sono stato relativamente veloce. Chiedi ai tuoi utenti il video che vorrebbero vedere da te e prometti di registrarlo. Io non vi prometto nulla, vi dico solo che di scrivere tutte le proposte e le valuterò insieme ad Antonio e vediamo se lo possiamo fare. Basta, se ti va
tagga qualcuno, io taggo tutti quanti, abbiano appunto il piacere di fare questo video tag ideato da Nicole. Basta, il video finisce qui. Baci, abbracci, ciao e al prossimo video. Ciao!